La Val di Bisenzio rossa non esiste più. Fratelli d'Italia ha prevalso sul PD sia a Cantagallo che a Vernio. Nel comune di Vaiano, dove ci troviamo, il PD ha vinto su Fratelli d'Italia per un solo voto. In ogni caso, la coalizione di centrodestra è risultata vittoriosa su quella di centrosinistra con la candidata Erika Mazzetti, che anche a Vaiano ha superato Tommaso Nannicini. Da queste parti qui l'ascesa del voto del Fratelli d'Italia per me era inaspettato e non è giustificabile. Non so chi può aver spinto la gente a votare Fratelli d'Italia. La gente ha voglia anche di cambiare, non è più come prima, la gente non è più legata alle ideologie, ma vuole andare a vedere chi gli può risolvere i problemi e chi gli dà una speranza. Poi magari la Meloni non riuscirà a fare nulla, oppure sì, io spero che per il popolo italiano riesca anche a fare qualcosa, intendiamoci bene. Candidata ormai deputata di Fratelli d'Italia, Chiara Laporta, ha detto: noi abbiamo avuto grande successo in Val di Bisenzio anche perché siamo andati a toccare i temi di tutti i giorni della gente, come quello dei trasporti. Forse c'è anche da fare un mea culpa da parte degli amministratori locali su questo. Ma io credo in realtà il fenomeno, noi abbiamo pagato le in nazionale, cioè una campagna nazionale più che locale, noi su questo, sui temi siamo sempre stati sul pezzo, per cui non è quello credo il problema vero. Il problema è dare un messaggio per quanto riguarda i nostri elettori di fiducia e di speranza, cosa che probabilmente in un momento storico particolare, perché non ci dimentichiamo, siamo in una crisi grandissima, per cui le famiglie hanno veramente la difficoltà di arrivare alla seconda settimana e non alla terza. Ecco, dovevamo essere più incisivi su questi temi. Io sono diversi anni che sono disoccupata, però io anche con il discorso di reddito di cittadinanza non ho votato né Movimento 5 Stelle, perché comunque non ritengo giusto dover dare quei soldi a persone che possono lavorare, che stanno bene fisicamente. La cosa che mi dispiace è che a qualcuno, quando gli dici quello che in realtà tu sei, la tua idea, viene insultato, ti viene dato di fascista, vigliacca. Sono contento che in un comune rosso come è sempre stato il comune di Vernio cambi qualcosa. Spero che anche noi, con le promesse fatte, che veramente la gente ci possa venire incontro, anche chi non la pensa come noi, però per salvaguardare i negozi che stanno chiudendo. Questa sede è stata aperta in tempi non sospetti, ovvero quando non si sapeva che ci sarebbe stata una campagna elettorale così. In effetti l'abbiamo pensata qualche tempo fa assieme al consigliere comunale di Cantagallo, Alessandro Loi. Ma lei che giudizio dà di questo cambiamento nella Val Bisenzio che ha scelto Fratelli d'Italia e non PD? Ma diciamo che stiamo facendo il lavoro che faceva prima una volta la sinistra. Noi ci occupiamo soprattutto dei diritti sociali, oltre ai diritti civili delle persone. Abbiamo parlato di questo con i cittadini, con la gente. Dato che qui abbiamo fatto dei numeri ben maggiori rispetto ai numeri nazionali, vuol dire che c'è una differenza che è stata fatta dal lavoro soprattutto del territorio.